still believe in the things that brought us together. Allora, riapriamo i microfoni, quindi con appena 2 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia abbiamo collegato con noi Giuseppe Marchica, che salutiamo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti, ciao Fabio. Allora, noi abbiamo già parlato di questa benedetta legge di riforma dell'editoria e ieri è stata finalmente approvata e questo ci conforta un po' per diversi motivi. Come dicevamo poco fa con Gennaro Edicolante di Napoli, con cui abbiamo parlato in diretta, sicuramente si aprono degli scenari diversi per quanto riguarda i rapporti con gli editori, per esempio, perché abbiamo spesso sottolineato come subito dopo l'approvazione della legge sull'editoria sarebbe cambiato un po' lo scenario nella trattativa. Poi per quanto riguarda il discorso di cosa portano a casa effettivamente, visto che non ci sono state modifiche, gli edicolanti, e ultimo punto che è quello sicuramente più interessante, quali saranno le deleghe per il governo e come intenderà esercitarle. Naturalmente noi possiamo fare solo delle previsioni e dei ragionamenti in astratto. E comunque, quindi, questa mattina un collegamento necessario, perché dopo l'approvazione chiaramente si è scatenato di nuovo, si era aperta una grande discussione sui social, e quindi vanno rifatte alcune puntualizzazioni, soprattutto per quanto riguarda le liberalizzazioni. C'era un articolo su Italia Oggi, Giuseppe, non so se l'hai letto, ma insomma dà una lettura tutta sua di questa legge di riforma dell'editoria. A te la parola quindi per tutti i punti di cui abbiamo detto. Forse meglio che ne facciamo uno alla volta, perché sì, non voglio fare un comizio, ma anche perché stamattina ho parecchio le scatole girate. Ecco, allora cerchiamo di arrivare alle tue scatole girate in modo più soft. Ti faccio la prima domanda allora da giornalista. A questo punto si apre una nuova fase nel confronto con gli editori, nel senso che si può archiviare quella pausa che siamo stati costretti a registrare dalla primavera ad oggi? Ecco, per dirla in maniera sintetica. Ecco, questa è una domanda da giornalista intelligente e non da giornalista ignorante come quello di Italia Oggi. Perché, voglio dire, quando un giornale, oltretutto un giornale economico come Italia Oggi, informa in quel modo lì la gente, cioè vuol dire che il giornalista o sta volontariamente creando del casino o non ha ben capito di che cosa sta parlando, o comunque, nella migliore delle ipotesi, ha capito tutto ma lo scrive male. Allora, rispondo alla tua domanda.
e partiamo dal rapporto con gli editori. Però rispondo in due modi diversi. Il primo modo è che comunque noi del contratto abbiamo una necessità assoluta, noi dobbiamo assolutamente andare al rinnovo dell'accordo nazionale, perché è importantissimo e vitale perché la filiera si rimetta a lavorare tutta quanta. Poi c'è qualcuno al nostro interno, se mi riferisco alla mia categoria, che pensa che fare un accordo nazionale nuovo risolva i problemi di tutti, cosa che non è così, perché se anche noi, come speriamo, portiamo a casa dei risultati economici sulle testate che stanno uscendo, non è che quello modifica sostanzialmente il sistema, ci dà un po' di ossigeno, ma il sistema, se non si vendono i giornali, se non investono gli editori in nuove testate, in restyling, non investono dentro il settore, è difficile che ne veniamo fuori con dei semplici aumenti economici di agio o di altre questioni. Oltretutto, aggiungo, che noi siamo in un rischio enorme, che è quello di vedere arrivare uno dei due maggiori quotidiani italiani a un euro. Noi abbiamo, mi riferisco al Corriere della Sera, noi abbiamo anche fatto una lettera a Cairo chiedendo un incontro, preoccupati da queste voci, che non sono voci di corridoio, perché lo stesso Cairo lo ha detto anche a margine di un consiglio di amministrazione in RCS, dicendo che questa era una delle possibilità che c'erano in corso. Noi abbiamo scritto, abbiamo chiesto un incontro perché altri grandi editori di quotidiani ci hanno detto serenamente e con molta preoccupazione che se uno come Corriere va a un euro, anche loro, e mi riferisco basta pensare ai maggiori quotidiani italiani, ai maggiori gruppi di quotidiani italiani che sono, non è che siamo senza fare nomi, senza fare nomi, dico. Senza fare nomi, ma possiamo partire da Repubblica senza fare nomi. Esatto. Allora ci hanno chiaramente detto che se quello va a un euro, anche loro, per non perdere la loro clientela, sono costretti ad andare a un euro. Questa per noi, visto che i giornali ormai rappresentano quasi la metà del fatturato delle edicole, tagliare il prezzo del giornale da un euro e mezzo a un euro, noi possiamo anche aumentare di un 10% l'aggio del giornalai, ma è un disastro. Allora, il contratto e l'accordo nazionale sono fondamentali per dare equilibrio alla filiera, ma non è sufficiente che non si pensi che con il contratto si risolve tutto. Occorrono una serie di cose, compreso il fatto che noi non possiamo accettare che un giornale come il Corriere della Sera vada a un euro. Ripeto, noi insieme allo Snag abbiamo fatto una lettera all'editore, devo dire molto sinceramente, perché è giusto che le cose le diciamo tutte per come sono, che così come abbiamo avuto il piacere di incontrare i massimi dirigenti del gruppo Espresso con la dottoressa Mondardini in testa, abbiamo, dopo che abbiamo fatto quella lettera, nel giro di 2 ore Cairo, o meglio il suo più stretto collaboratore, ci ha telefonato per chiarire che non era una decisione quella di andare a un euro e che comunque avrebbe convocato le nostre organizzazioni prima che prendessero decisioni di qualsiasi genere, che comunque erano ancora in alto mare, che non c'era nulla né di discusso né di definito, né, non ci ha tranquillizzato, ma ci ha tranquillizzato il fatto che ha riconosciuto che è un problema, ha riconosciuto che noi su un problema di quel genere non possiamo stare fermi e zitti, e quindi si è aperta una discussione. Forse se avessimo fatto questa lettera 2 anni fa non ci avrebbero nemmeno risposto. Oggi la nostra organizzazione sindacale, insieme anche ad altri, è riuscita al centro della discussione di porre dei paletti talmente forti che siamo diventati, per forza di cose, soggetti con cui tutti debbono confrontarsi. Repubblica per alcuni versi, il Corriere per altri, tutti devono confrontarsi. Quindi noi oggi andiamo ad aprire l'accordo nazionale, cosa necessaria e indispensabile, ma non andiamo ad aprire col cappello in mano. La cosa, il messaggio che voglio dare è che noi dobbiamo fare una serie di riflessioni sulla legge, perché la legge ha introdotto una serie di novità. Noi fino adesso abbiamo parlato in modo soft, è vero che ci sono ancora le deleghe, poi discutiamo di che cosa tratteranno le deleghe del governo, però è vero che oggi c'è un Parlamento
che ha messo dei paletti importanti. Io non so se tu, Fabio, sei riuscito ad ascoltare il dibattito alla Camera ieri pomeriggio, no. E i colleghi che hanno ascoltato se hanno avuto questa possibilità. Devo dire una cosa, che tutto il dibattito, ovviamente, al di là dei meriti che bisogna dare alla prima discussione che c'è stato, che c'è stata all'onorevole Paglia, che è di SEL, e all'onorevole Rampi, che è il relatore della legge, che hanno centrato anche attorno alle edicole un ragionamento per noi molto importante, molto serio. Hanno ripreso, nonostante che tutta la parte che riguarda le edicole non fosse stata modificata a Senato, hanno ripreso l'importanza che ha per il sistema edicole una legge che gli offre qualche sponde, qualche garanzia in più rispetto a quello che è oggi. Ce l'aveva detto Paglia nell'intervista, sì. Esatto, ma lui, Paglia, lo ha detto anche alla Camera quando ha fatto il suo intervento, per cui questa gente qua con cui noi abbiamo parlato in questi mesi, in questo anno e rotti, non si sono limitati a tranquillizzarci per telefono o quando li abbiamo incontrati alla Camera o per strada. Hanno poi mantenuto alla Camera in commissione tutto quello che ci hanno detto e quello di cui abbiamo discusso. Ieri è successa una cosa di un parlamentare che ha presentato un ordine del giorno. Gli ordini del giorno non contano nulla, teoricamente, non hanno un peso sulle leggi, non modificano le leggi, ma quell'ordine del giorno dà un segnale al governo, chiedeva di mettere a posto il discorso delle ferie per quelle località dove c'è una sola edicola che, secondo accordi nazionali, in teoria non potrebbe fare le ferie. Si è aperta una discussione sulle edicole, di nuovo, con il sottosegretario, che pur non essendo Lotti quello che ha seguito tutta la vicenda, è un altro sottosegretario, ha detto che se quell'ordine del giorno veniva presentato in altro modo sarebbe stato accolto, ma così veniva respinto. È intervenuta l'Annalisa Pannarale, che è una di quelle che in Commissione Cultura, in fase di definizione della legge, ci ha dato una mano enorme, è intervenuta in Parlamento dicendo di stare attenti, che si va a dare una delega al governo, che al governo bisogna dare delle deleghe chiare e che quello delle edicole è una questione delicata di cui bisogna tenere conto e bisogna tenere presente, e quindi appoggiava quell'emendamento e diceva di insistere su quello. Ancora una volta il relatore Rampi ha chiesto una sospensione dei lavori alla Camera. Per noi, un anno fa, un anno e mezzo fa, avrebbero cancellato la parola edicole. Il relatore Rampi ha chiesto di fatto con il presidente, con il sottosegretario, di sospendere per 5 minuti per fare una formulazione su quell'ordine del giorno che riguarda le ferie delle edicole dove c'è una sola edicola. Hanno fatto una formulazione che invita il governo a tenere conto di questo fatto, a tenere conto del diritto che hanno gli edicolanti a poter usufruire delle ferie anche laddove c'è solo uno. L'hanno fatto una riformulazione più politica, ovviamente, ma questo è il senso, ed è stato approvato da tutti quanti. Quindi anche ieri, nonostante che sulle edicole il Senato non ha toccato nulla rispetto alla Camera, anche ieri si è ridiscusso attorno alla nostra categoria con intelligenza, con serietà, e con un segnale anche al governo di attenzione. La stessa Pannarale gli ha detto: guardate che io voterò a favore pur essendo un partito di opposizione, ma vi teniamo gli occhi addosso, non potete giocare, le deleghe sono rigide, ci sono delle indicazioni che il Parlamento vi dà e su quelle indicazioni voi, il governo, dovete rimanere. Quindi sulle edicole c'è una consapevolezza oggi che non esisteva, e anche merito nostro. E io a Finacci voglio attribuire non tutto il merito, perché sarebbe presuntuoso, però una bella fetta del merito gliela voglio proprio attribuire, perché se l'è guadagnata sul campo. Detto questo, noi siamo stati molto teneri, molto tenui nel dire le cose, nel fare affermazione fino a questo momento, per timori di andare a... dall'altra parte c'è gente permalosa, e quindi noi abbiamo mantenuto un atteggiamento sobrio. E oggi qualcosa in più noi andiamo a dire. Noi dobbiamo uscire a questo punto dall'atteggiamento.